Comincia bene il 2015 per le formazioni di volley della città di Cerignola, il primo acuto è della Pallavolo Cerignola che nella undicesima di andata della Serie D femminile vince per 3-1 contro il Molfetta Volley. Le ragazze fucsia, allenate da Michele Valentino, dopo aver perso il primo set 17-25, hanno una bella reazione e in rimonta pareggiano 25-20 1-1 e poi in scioltezza i restanti set 25-15, 25-16, per il ritorno alla vittoria mancante da 4 settimane. Prosegue in Serie C uomini il cammino positivo della Iposea Udas, che vince al Paladileo con il punteggio di 3-0 contro la Fides Trigiano, relegata nelle posizioni di bassa classifica. I biancazzurri di Roberto Ferraro si impongono con i parziali di 25-16, 25-18, 25-20, mantenendo al sicuro il quarto posto in classifica.